sono proprio contenta della presenza di Ilaria oggi qui. È una presenza dolce, attenta, competente, simpatica. Insomma, siamo fortunati, diciamoci la verità. Grazie. Allora, Ilaria Capua è scienziata, è stata un po' la madrina dell'open science per certi aspetti, no? Perché hai aperto un brevetto che poi ci racconterai, e ultimamente ha detto perché non passare dalla One Health alla salute circolare, e quindi sta con forza, con tenacia, con passione, sta diffondendo la cultura della salute circolare. Ha scritto anche dei libri, l'ultimo si intitola Le parole della salute circolare, e tra queste parole Ilaria Capua ha scelto lungimiranza, perché infatti guardare i dati, ascoltare i dati, analizzare i dati a volte ci aiuta ad essere lungimiranti su cose che invece così davanti a noi non vediamo. Prego, Ilaria, grazie per essere qui. Grazie a voi. È un po' un ritorno per me, perché io nello spazio mi sono avvicinata allo spazio dei dati e della gestione dei dati e poi mi sono allontanata. E quindi è un ritorno per me. E vi voglio raccontare una storia che risale circa 15 anni fa, a proposito di lungimiranza. Forse prendo quello o lo spengo? E a proposito, sì, di lungimiranza, ma mi viene anche da dire di coraggio e di determinazione, che sono altre due delle parole, che sono le parole della salute circolare. Allora, tanti anni fa, quando io lavoravo a Padova in un laboratorio di virologia, io e il mio gruppo ci occupavamo di virus prepandemici, cioè il virus prima di diventare pandemico è prepandemico, e di solito questi virus prepandemici stanno negli animali, perché noi dal punto di vista di un virus siamo solo un altro animale, un altro ospite attraverso il quale il virus può manifestare la sua presenza e andare poi a cercare altri ospiti. Bene, vi ricorderete che più o meno intorno al 2005-2006, che sono quasi 20 anni, cioè no 15, sono quasi 20 anni, vi fu così un allarme generale per il virus dell'influenza aviaria. Questo virus è un virus prepandemico, e quindi vi ricorderete, insomma, anche delle così interviste un po', se posso dire, caratteristiche per diciamo dire alle persone che poi questo virus non avrebbe inficiato la salubrità dei prodotti, quindi questi che mangiavano le cosce di pollo piuttosto che. Ecco, in quegli anni lì il mio laboratorio lavorava sul virus dell'influenza aviaria, e noi isolammo, siccome avevamo una rete di collaborazione mondiale, fummo i primi ad isolare la variante africana del virus dell'aviaria. Adesso capite che vuol dire variante, prima del Covid non lo sapeva nessuno. Comunque, diciamo, questa variante era considerata il tesoretto, cioè era un tesoretto per i virologi, perché lo sapete che se tu vai a vedere la variante, adesso faccio un salto verso il Covid, variante Delta, variante Omicron, conoscere quello. Diciamo, le caratteristiche di questo virus era molto importante per capirne la diffusione, la trasmissibilità, eccetera, eccetera. Quindi noi caratterizzammo questo virus che ci arrivò dalla Nigeria, e io ricevetti una telefonata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità che mi disse: Ilaria, se tu ci dai la sequenza di questo virus, quindi l'impronta digitale, noi mettiamo questa sequenza in un database ad accesso limitato, al quale hanno accesso solo 15 laboratori in tutto il mondo, e tu e il tuo gruppo diventerete parte del club. Ecco. E io che
davvero lo sapevo che una pandemia sarebbe arrivata, cioè per molti di voi la pandemia come una pandemia, e invece uno che studia i virus prepandemici, cioè non è che sta lì a fare le fotocopie, diciamo, lo sa che una pandemia arriverà. E quindi io feci un gran rifiuto. Io dissi a questi funzionari dell'OMS, che non la presero affatto bene, gli dissi: scusate, ma noi qua siamo che ci parliamo tra di noi, che arriverà una nuova pandemia, che arriverà da un virus animale. Voi mi state chiedendo di prendere questo tesoretto scientifico, chiamiamolo così, e di metterlo a disposizione di 15 laboratori che già sono i più forti del mondo. Invece, scusate, ma noi il virus ce l'ha mandato i nigeriani, e il virus dell'aviaria è un problema soprattutto nel terzo mondo, perché là non c'hanno, diciamo, gli ufficiali sanitari che vanno, disinfettano, eccetera, eccetera. Tant'è che, apro e chiudo parentesi, quel virus là era stato isolato da delle faraone che poi sono state mangiate. Poi sono state mangiate, cotte ovviamente, ma poi sono state mangiate perché là non si può buttare niente. E insomma io gli dissi: guarda, io perché ci credo nel fatto che diciamo le diverse professioni sanitarie, soprattutto quando si parla di un'emergenza planetaria, lavorino insieme. E quindi gli ho detto: io la sequenza, se vuoi te la do, però la metto in un database open access, che era un database che era al NIH, praticamente dove stava Fauci, tanto per farvi capire. E quindi gli dissi: mi dispiace, ma secondo me questa cosa, che solo 15 laboratori al mondo hanno accesso a questa informazione, che è un'informazione che potenzialmente serve a tutti, e soprattutto escludere determinati ricercatori, cioè noi formiamo i ricercatori africani, asiatici, andiamo lì, gli facciamo lezione, li invitiamo da noi a imparare, poi loro isolano un virus, ci vogliono lavorare e non hanno accesso alla sequenza? Ecco, con questo ragionamento, che mi sembra abbastanza elementare, mi misi in un pasticcio grandissimo, però non mollai, cioè continuai e convinsi molte persone, tra cui il direttore generale al ministero, tra cui a Bruxelles, tra cui in istituzioni importanti, di sottoscrivere questa iniziativa, che praticamente voleva permettere a chi lavorava con i virus degli animali di condividere le proprie informazioni con tutti, diciamo, gli altri ricercatori. E quindi questa fu una grande rivoluzione, perché ebbi un articolo sul New York Times: 39enne scienziato italiano sfida l'OMS, sul Wall Street Journal 2 pagine, capito? Che io mi sembrava di aver fatto una cosa logica, e invece ci fu un grande discutere. Faccio un fast forward fino alla, diciamo, gennaio 2020, perché quel database che io avevo immaginato e che ho contribuito a creare è diventato lo spazio dove è stata depositata la prima sequenza di Covid, cioè un'idea nata 15 anni fa, che appunto voleva unire le forze nei confronti di un'emergenza pandemica che sarebbe arrivata, è servita, e oggi in quel database ci sono oltre 15 milioni di sequenze di Covid, oltre che ovviamente sequenze dei virus influenzali, oltre che per esempio l'Mpox, quindi questo virus che appartiene alla famiglia del virus del vaiolo, che sappiamo ha provocato un certo numero di casi e molta preoccupazione nel 2022, le sequenze di quei virus stanno là. Perché è importante? Questo poi chiudo. Perché è importante? È importante perché se tu metti queste informazioni, che sono essenziali per produrre vaccino, diagnostico, vi ricordate voi che noi all'inizio del Covid non ci avevamo manco un test diagnostico? E come fai a produrre un test diagnostico armonizzato che devono usare gli ospedali, deve usare tutto il mondo, se non c'hai neanche
il codice a barre, la sequenza è il codice a barre del virus, no? È l'identificativo, è l'impronta digitale. Ecco, diciamo che proprio dall'Italia, da un laboratorio che era per voi nell'immaginario collettivo i confini dell'impero a Legnaro in provincia di Padova, è nata un'idea e un'infrastruttura di ricerca che purtroppo oggi non è pubblica, perché io poi sono stata, diciamo così, travolta da una serie di altre vicende, poi sono andata all'estero e quindi questa cosa l'ho un po', diciamo, messa da parte. E paradossalmente questa iniziativa, che nasce per essere pubblica, oggi non è pubblica. Perché? Perché non ci si è riusciti a creare, diciamo, un sistema per diciamo, avere accesso a queste informazioni, gestita però dal pubblico. Non ci siamo riusciti. Cioè, a tutto c'è stato un articolo molto critico su Science qualche mese sei mesi fa, che diceva: ma scusate, ma questa infrastruttura è quella che ci ha permesso di avere i vaccini in un anno, i diagnostici in 4 mesi, i monoclonali, i farmaci, e queste informazioni sono in mano, ma di tutto il mondo, cioè là dentro c'è tutto, sono in mano a un'organizzazione privata. Al di là di questo, a proposito di lungimiranza, di curiosità e di determinazione, e avendo ascoltato quello che è stato detto stamattina, io credo che bisogna continuare ad essere lungimiranti e determinati, perché noi non lo sappiamo fra 10 anni questi nostri dati, che li doniamo o non li doniamo, aspetta, non lo so, perché sennò mi scoprono, non so che caramelle compro. E quando in realtà è chiaro che mettere le informazioni insieme, quando si gestiscono grandi problematiche sanitarie, non intendo solo le pandemie, intendo obesità, intendo diabete, intendo malattie cardiovascolari, oncologia, se non metti i pezzi insieme vai avanti molto più lentamente rispetto a se si fa un, diciamo, se si fa uno sforzo coordinato dove i dati siano armonizzati, perché se non si capisce niente, siano generati, diciamo, in modo che siano confrontabili e siano poi utilizzabili non solo nei momenti di emergenza come è stata durante la pandemia, ma anche, diciamo, per alzare il livello e, diciamo, il livello e la funzionalità, l'efficienza della salute pubblica, della sanità pubblica. Grazie, grazie. Ci dai un po' di insegnamenti, no? Il primo insegnamento è quello che ci mettiamo sempre un po' al centro noi umani, e che invece, come dicevi tu, c'è stato un passaggio in cui dicevi: vabbè, siamo un altro animale che viene infettato da noi. E questo ce lo dobbiamo ricordare per salvare questo povero pianeta, no? Perché la centralità dell'uomo ha un po', come dire, corroso, consumato tutto il pianeta. Quindi è interessante questo aspetto di superare la centralità egocentrica dell'umano. E poi l'importanza del condividere conoscenza. Perché facciamo così tanta fatica a condividere conoscenza? Perché dobbiamo sempre separare? Perché dobbiamo sempre, no, limitare a 15 e non a tutti? E quanto l'aver condiviso è stato lungimirante poi per affrontare sfide grandi come la pandemia da Covid-19, assolutamente. Abbiamo tante sfide ancora, no, aperte, ne citavi alcune, l'obesità, il cancro, l'antibiotico resistenza. Sì, allora faccio un passetto indietro. Perché non condividiamo? Gli scienziati sono i peggiori condividatori in generale, perché soprattutto adesso, se si guarda a livello internazionale, lo scienziato per andare avanti deve pubblicare, è sulla ruota del criceto lo scienziato, cioè non pensate che lo scienziato vada la mattina quando c'ha voce, cioè lo scienziato fa una vita e poi non viene manco riconosciuto, perché tanti pensano
Sì, vabbè, un ricercatore un po' sfigato, ecco. Gli scienziati sono dei personaggi molto particolari e molto competitivi, quindi pur di pubblicare loro per primi se ne fregano di quello che... cioè non lo vedono, perché si va talmente nel verticale. Quando uno, cioè io ho passato anni a studiare la composizione della proteina dell'emagglutinina del virus influenzale perché lavoravamo sulla patogenesi, ma quando tu hai lavorato un anno, due anni, cioè degli studenti di dottorato che devono prendere il dottorato, hai trovato una cosa, non è che la vai a raccontare al tuo, diciamo, competitor, aspetti di avere pubblicato e aspetti che lo studente abbia finito. Quindi gli scienziati, secondo me, bisogna imporgliele le cose, perché no, ma cioè anche lì anonimizzare in modo tale che l'informazione venga fuori, però non la si bruci, perché bisogna anche tutelare la carriera dei ricercatori. E, allora, io credo, tu hai menzionato l'antibiotico resistenza, è un casino gigantesco, perché già era un casino prima del Covid, semplicemente perché c'è stato un abuso di antibiotici in generale, cioè il cosiddetto ti do la copertura antibiotica perché ti faccio una cosa a un dente, ha, diciamo, ammazzato chili e chili di batteri nelle nostre pance, e ogni volta che noi prendiamo un antibiotico contribuiamo all'antibiotico resistenza. E c'è stato un abuso negli animali. Voi pensate che quando studiavo io si diceva che gli animali da reddito, tipo le mucche, bisognava gli antibiotici perché così prendevano più peso, no? E ha fatto un retromarcione pazzesco, tant'è che i veterinari hanno fatto una retromarcia, diciamo, anche più evidente di quella, se si vede i dati sui consumi degli antibiotici. Ma non solo, ci sono, diciamo, le così pratiche ospedaliere non proprio ottimizzate che fanno sì che questi batteri, che sono quelli che danno le cosiddette infezioni ospedaliere, che sono del, cioè, mi state capendo o no? Perché non so. Sì, quindi sono quelli nei confronti dei quali se tu ti viene una setticemia, fai l'antibiotico normale, non funziona, fai l'antibiotico di riserva, preghi che funzioni, perché se non funziona intervento riuscito, paziente morto. No, cioè, voglio dire, quanti, adesso lo sanno loro, quanti pazienti entrano per una protesi dell'anca vascolare, si prendono un'infezione in ospedale, quanti pazienti che stanno facendo la chemioterapia, che sono immunodepressi, diciamo, entrano in ospedale, si prendono l'infezione, chemioterapia funziona, paziente morto. Ecco, quindi quello che io cerco di fare è, a parte ogni posto dove vado, lei lo sapeva, io devo parlare di questo problema dell'antibiotico resistenza, perché no, cioè non si risolve da sola, non si risolve da solo, e non si risolve neanche soltanto con le linee guida europee o nazionali. Bisogna che ognuno di voi, quando esce da qua stasera a casa, dici, ho sentito la Capua, e che ha detto? Ha detto che non dobbiamo buttare i farmaci nell'immondizia. Già questo, perché tornando a salute circolare, se io, che sono quella che gestisce la farmacia di famiglia, no, il cassetto, l'armadietto, quando vedo dei farmaci che sono avanzati, scaduti, eccetera, eccetera, li prendo, li butto nel secco, dal secco vanno nella terra, dalla terra vanno nell'acqua e dall'acqua ce li ritroviamo indietro. Quindi c'è bisogno, secondo me, per affrontare questo, cioè, vi rendete conto che noi rischiamo, nel 2050 saranno più i morti di infezione che è contagiosa che di cancro che non è contagioso, eh? Questo è lo scenario che fa l'OMS. Qui, e l'Italia è uno dei paesi messi peggio. Quindi il mio invito è quello, innanzitutto, di coinvolgere le persone, perché con dei piccoli comportamenti si può comunque contribuire, fare il proprio pezzettino. Se il dentista ti dà la, cioè io non ce l'ho con i dentisti, però ti dà la copertura antibiotica, e magari ci si pone, diciamo, il quesito, ma proprio la devo fare o no? E poi, diciamo, prendere gli antibiotici secondo le indicazioni, prenderle solo quando servono. Questa è una cultura, a proposito di culture,
che noi, di cui noi, diciamo, persone informate sui fatti, dobbiamo farci carico. E allo stesso modo è chiaro che avere informazioni accessibili, cioè se un ospedale deve mandare un paziente in un altro ospedale a fare un intervento a rischio, sarà opportuno sapere quel paziente che cosa porta con sé, perché lo sapete che i pazienti italiani all'estero li mettono in una stanza separata? Perché molto probabilmente portano dei germi multiresistenti. Noi e Cipro siamo quelli che sono messi peggio. Quindi questo è un problema che va combattuto a vari livelli e può essere solo combattuto se uniamo le forze a livello di cittadini, a livello di istituzioni, a livello anche di infrastruttura di ricerca per studiare meglio e combattere questi fenomeni. Grazie, grazie. Vedete che le parole della salute circolare con Ilaria Capo ci sono tutte: determinazione, lungimiranza, coraggio, passione, curiosità. Grazie, grazie Ilaria per questa tua testimonianza e mi raccomando, quando tornate a casa buttate gli antibiotici in farmacia, portateli in farmacia, è lì che si buttano? Sì, ci sono i punti di raccolta, se non c'è, perché tanti fanno sì, lei dice, se non c'è, si manda una pecca al sindaco, si dice, senti, nel mio quartiere non c'è sta, che facciamo? Gli mandi una, gli mandi due, gli mandi tre, alla fine qualcosa farà, qualcosa, no? Ecco. Quindi impegniamoci in prima persona, perché il problema da solo non si risolve. E grazie per la tua testimonianza di a che cosa servono questi benedetti dati sanitari di cui, diciamo, dobbiamo raccogliere, condividere. Per mi questo sembra tipo che l'esempio del Covid sia stato lampante, chiarissimo. Cioè, se, diciamo, io credo che magari ci avrebbe anche pensato qualcun altro, però io sono stata la prima a pensarci, se noi non avessimo avuto un database operativo che aveva quindi tutte le funzioni, lo spazio, a gennaio 2020 non avremmo avuto un posto dove mettere la sequenza e dove fare tutti i paragoni che erano essenziali per capire determinate cose. Se posso dire un'ultima cosa, mi autofaccio pubblicità. Il 4 di aprile al Teatro della Sapienza andrà in onda, porteremo sul palcoscenico al teatro Ilaria Capo a teatro, sì, le parole della salute circolare, che è, diciamo, il mio modo per avvicinare le persone e raccontargli queste cose qua e raccontargli che non devono, se devo, ci sono certe cose che non le possiamo più fare, pure sta cosa che nessuno si lava più le mani, ma che è? Prima tutti a lavarsi le mani, adesso non se lava più nessuno, quindi io a quelli che mi stanno a sentire dico, scusate, volete lavare le mani visto che siete qua, ciao, cioè, e secondo gli racconto un po' di cose, tra cui anche questa cosa della gestione dei farmaci. Gordoni, coinvolgiamo Ilaria Capo nella nostra campagna di comunicazione, perché come vedi è efficace e va dritta al punto. Grazie, grazie Ilaria Capo. Grazie.